persone stanno sostanzialmente spostando una grande quantità di liquidità sui conti, e a primo acchito sembrerebbe abbastanza curiosa, no? come strategia, nel senso che uno in un momento così complicato non si aspetterebbe che i conti diminuiscono, invece in realtà il tasso di depositi è sui massimi. E questo secondo me anche a livello sociale fotografa la paura, no? La paura di avere delle provviste sufficienti, delle provviste finanziarie, chiaramente in vista di eventi esogeni che ti possono mettere in difficoltà, una malattia, la perdita di lavoro o tutti questi rischi che sono connessi a un periodo così complicato che il paese, ci pensi, ci costringe a stare a 900 chilometri di distanza, no? Perché se ci pensi, l'edizione scorsa l'abbiamo fatta gomito a gomito, e questa è la prima cosa. Quindi la paura, secondo me, se ci pensi nella vita, la paura viene quando hai qualcosa di ignoto di fronte, no? Quando è che hai paura, se ci pensi? Quando apri una porta e vedi una stanza buia, no? Non sai che cosa, se può inciampare, chi c'è di fronte e quant'altro, e quindi là il sentimento della paura si innesca. Ma la paura si può superare semplicemente con la conoscenza, e quindi ciò che cercheremo di fare oggi è entrare nel vivo e nella pratica del prodotto, dei prodotti che andremo a analizzare, anche qui in maniera non generale, ma analizzeremo due o tre prodotti nello specifico, con degli icing, quindi con nomi, cognomi, strategie, perché secondo me imparare praticamente è molto più facile. Quindi per sconfiggere la paura e per evitare di parcheggiare ad libitum i soldi sul conto corrente, il prerequisito è la conoscenza, e quindi è bene che chi non conosca non si muova, però in linea di principio non può essere una strategia di immobilismo, no? Se ci pensi, non esiste un generale che ha vinto una battaglia senza fare un po' avanzare il suo esercito. Certo, ci può essere un periodo in cui si è in attesa con le truppe schierate, però a un certo punto bisogna muoversi con coraggio e andare in avanti. Il secondo tema che hai trattato è la volatilità. Interessante quel grafico che hai proposto. Io, a proposito di questo, volevo anche, non so se la regia riesce a proiettare il mio monitor, spero di sì. Eccolo qua, sì. Perfetto. Volevo dare anche uno speech in cui ci fosse il mercato di sottofondo. Le slide sono belle, sono interessanti, servono anche per fare un recap dopo, però secondo me è anche importante percepire quello che sta succedendo in questo momento sul mercato. E ti ho messo questa, diciamo, è una mini dashboard di una postazione a un monitor, e quindi i grafici sono un po' piccolini, però la cosa che mi interessava mostrare a proposito di volatilità è questi movimenti. Questi sono tutti grafici a 5 minuti, quindi ogni candelina fotografa 5 minuti di mercato. La cosa che mi interessava mostrarti, Marco, e mostrare a tutti chiaramente, è quanto, qui sono soprattutto azioni italiane, ma non solo. Ad esempio, guarda il movimento di Fiat oggi. Questi movimenti danno, vedi, sono assolutamente insistiti e prolungati. Quindi Fiat è partita da 55, è arrivata a 90, adesso sta a 95, quindi si è fatta 40 punti. E questo sarà uno dei temi della giornata, cioè trovare un titolo, uno strumento finanziario in grado di fare tanta strada in poco tempo può essere un'opportunità, evidentemente, se sei nella parte giusta. Pensa chi avesse comprato stamane in apertura Fiat, questo per esempio è Salas, guarda che bel movimento che ha fatto, o quant'altro. È evidente che col senno di poi è facile dirlo, però la riflessione è: se riuscivi a intercettare quella che era la direzione di mercato in questa fase, per le ragioni di cui tu hai accennato, no? Tutta questa imprevedibilità, questa difficoltà nell'intercettare le informazioni giuste, il mercato si muove tanto, e quindi quello che cercheremo di fare oggi è anche sfruttare questi micro movimenti, cioè questi movimenti che anche nel corso della giornata danno grandi opportunità, soprattutto se si utilizzano strumenti levereggiati, cioè che amplificano la performance del sottostante. Quindi questa visione del mercato ci aiuta anche a comprendere l'attuale fase, ma anche per chi segua un po' i mercati nel corso della giornata. Ad esempio, ieri giornata, non so se la seguivi, Marco, a un certo punto sono usciti i dati
ahimè brutti sulla curva dei contagi, e il mercato è venuto giù abbastanza brutalmente. È stata la prima volta che proprio in maniera diretta si è vista una relazione diretta fra dato sui contagi e mercato che veniva giù. Questa è invece un grafico daily in cui ti fotografo la giornata di ieri, che è evidente una giornata insomma che ha lasciato il segno in termini ribassisti. Quindi c'è una grande reattività a alcuni temi, una grande capacità di prezzi di fare dei movimenti repentini che cercheremo di sfruttare proprio con le strategie che vi mostrerò fra poco. L'ultimo tema di cui diciamo mi sono appuntato mentre tu parlavi sono i rendimenti. Qui il tema è un po' questo, sostanzialmente ci sono alcune asset class che sono diventate, parliamoci francamente, piuttosto impraticabili, no? Se ci pensi tutto il mondo bond e anche qui se pensi al rendimento dei nostri titoli di Stato che proprio settimana scorsa ha toccato i minimi, pensa le emissioni a breve addirittura avevano rendimento negativo. Adesso sul manuale di finanza, io poi ho studiato molto prima di te finanza all'università, ma l'ipotesi di un rendimento negativo sull'obbligazione non era proprio, come dire, non era contemplata. Invece qui siamo di fronte a delle ipotesi assolutamente estreme. Quindi la necessità di trovare un investimento che dia un buon rapporto rischio rendimento è ancora di più presente proprio in virtù del fatto che chi aveva un certo stile di investimento, magari su prodotti più conservativi, adesso di fatto deve cambiarlo perché le opportunità presenti su quegli strumenti sono assolutamente impossibili da trovare, perché adesso non c'è un'obbligazione che abbia un rapporto rischio-rendimento ragionevole, quindi o li tieni fermi i soldi oppure trovi un'alternativa. Quindi queste sono le prime tre considerazioni che ho diciamo estratto dal tuo ragionamento. Adesso se vuoi ti do anche io un paio di spunti nuovi, fermo restando che se tu o ancora meglio qualcuno da casa che sia stoicamente ancora attaccato al monitor dopo questa lunghissima 3 giorni di formazione, tra l'altro lasciami un secondo per fare i complimenti all'organizzazione, a Borsa Italiana, che nonostante tutto, nonostante a Milano credo che il clima non sia, ahimè, dei migliori, sta insomma facendo un grande sforzo, e complimenti perché è veramente l'offerta didattica è estremamente interessante, quindi complimenti anche alla regia che ci sta seguendo in maniera egregia, e soprattutto grazie perché la formazione finanziaria non può che dare un plus nella vita delle persone, soprattutto in una fase così delicata in cui gestire il proprio risparmio diventa ancora più importante rispetto al passato. Detto ciò, il mio andiamo, insomma, ha fatto qualche chiacchiera di troppo, però adesso andiamo al punto. Il punto che cercherò di trattare in questo breve intervento è sostanzialmente questo. Diciamo, il mio intervento si articola in 3 parti. Il primo sarà velocissimo, anche perché l'hai fatta anche tu un'introduzione su quello che è stato gli ultimi 10 mesi vissuti veramente in maniera pericolosa, sia per le nostre esistenze ma anche sui mercati. Poi entreremo nel vivo di una strategia di brevissimo termine e ti spiegherò perché andiamo sul brevissimo termine, e chiuderemo con una strategia in spread trading, che è qualcosa che secondo me in un periodo così incerto può essere una soluzione assolutamente interessante. Quindi se per te va bene io mi inoltro brevissimamente in un'analisi di quello che è stato... Assolutamente, sì. Perfetto, 10 mesi tosti, 10 mesi che secondo me racconteremo ai nostri nipoti o figli, perché è evidente che questi 10 mesi rimarranno ben impressi anche sui libri di scuola, e tutti noi poi li ricorderemo e faremo un'analisi ex post che sarà sicuramente un'esperienza mai vissuta nella storia, così come mai vissuta nella storia un movimento così repentino dei prezzi. Adesso il mercato italiano ad oggi, queste slide ho scritte stamattina, quindi sono dati abbastanza freschi all'ordo, diciamo, del movimento di queste ultime ore. Il mercato italiano ha lasciato sul terreno il 19%, quindi di fatto
si è rimangiato l'80% circa del rialzo del 2019. Ma il tema non è neanche il 19% meno che lascia il segno, il tema è la violenza e la brutalità dei movimenti a cui abbiamo assistito soprattutto nella parte iniziale dell'anno. Tra fine febbraio e inizio marzo abbiamo assistito tra l'altro alla peggior seduta della storia di Borsa Italiana. Non so se ti ricordi, Marco, che fu il debutto della Lagarde, quando la Lagarde in maniera improvvida già col mercato a meno 8 prese la parola. Prima volta che prendeva la parola come presidente del mondo della BCE, e disse che tutto sommato non era affar suo, ridurre gli spread tra paesi. Pronti via, un disastro, una roba, mi ricordo tutti i sistemi informatici in crash, non si riusciva a passare un ordine, gli ordini avevano latenze lunghissime, insomma un disastro. Devo dirti, io quest'anno sono al 22° anno di trading, una giornata come quella non neanche Brexit fu così, fu proprio vivi un senso di impotenza, perché sai, quando non hai un fucile e non riesci a sparare perché è inceppato, perché non riuscivano più a partire gli ordini, è stata una cosa abbastanza forte, così come anche l'apertura successiva fu drammatica. Quindi nel cuore degli investitori è rimasto qualche cicatrice, è rimasto anche qualche cicatrice legata a qualcosa di assolutamente imprevedibile. E parlo ad esempio di quella giornata di aprile quando il prezzo del petrolio andò addirittura alla scadenza frontale, andò per qualche secondo, anzi in realtà per una mezza serata sotto zero, no? E rendimento negativo di una commodities, se ci pensi, è una cosa piuttosto anche qui che sui manuali di finanza non era stata neanche prevista, e fra l'altro non era neanche stata prevista dai sistemi informatici. Non so se ricordi, Marco, che anche al CME sostanzialmente fu un crash perché i sistemi non erano programmati per il prezzo con segno negativo. Sì, e sì. Quindi, parliamoci francamente, negli ultimi 10 mesi ne abbiamo visti di ogni. E quindi, diciamo, questo ci ha forgiato, ha lasciato qualche cicatrice, ma sicuramente ci ha dato qualche insegnamento. L'insegnamento, secondo me, principale è che con questi mercati non si scherza. Non si scherza perché i movimenti sono brutali, sono rapidissimi, poi dopo magari se vuoi ti spiego anche il motivo per il quale sono così, sono molto più veloci rispetto al passato, e quindi non è un mercato che tu dici va bene, io prendo posizione e poi magari lo riguardo, la posizione la riguardo fra X giorni, X mesi, X anni, perché gli scenari cambiano in maniera super repentina. Se ricordi ad esempio a febbraio, nonostante il coronavirus fosse molto presente, cioè aleggiava, no? In Giappone, in Cina già si parlava, arrivavano immagini, insomma, anche lì drammatiche e quant'altro, però fino a metà febbraio il mercato italiano era sui massimi, cioè ricordo benissimo a San Valentino il mercato italiano era sui massimi, cioè aveva totalmente ignorato la situazione. E sì, poi, ricordo benissimo, sì, sì. Esattamente, poi siamo arrivati nel giro di 11 sedute a perdere oltre 10.000 punti. Quindi questo ti deve, il passato, questa analisi del passato non vuole essere una cosa, come dire, retorica, ma deve essere un insegnamento per il futuro, nel senso che bisogna imparare a comprendere che ci sono delle condizioni per le quali le posizioni vanno assolutamente messe in controllo, gestite, non abbandonate a se stessi, perché è un attimo che ti distrae e succede un patatrack. Quindi le performance drammatiche anche sugli indici, sui titoli italiani, sono fotografia di quanto anche la blue chips più, come dire, lasciami dire, più serena, più innocua per certi versi, considerata ad esempio, pensa ad Eni, no? Parliamoci francamente, il cane a 6 zampe era un'azione che più o meno era in tutti i portafogli di investimento dei cassettisti che puntavano su Azionario Italia, no? Era il classico titolo che mio padre, quando faceva il giardinetto, tu sei troppo giovane, Marco, ma ai tempi dei borsini, quando si investiva ancora si andava in banca, c'era il direttore che ti consigliava il famoso giardinetto azionario. Non era altro che un piccolo stock picking delle azioni italiane
che tipicamente erano più meno volatili, ma offrivano anche dividendi interessanti, quindi che ne so, ti parlo addirittura delle azioni Toro, che tu probabilmente non hai mai visto negoziare, assicurazioni Toro, insomma erano questi titoli tranquilli, fra cui c'era ad esempio anche Eni. Vedere Eni che nei primi 10 mesi scarsi dell'anno perde oltre il 50% del proprio valore, ti fa capire come tutto è un po' cambiato, no? Come voglio dire, una blue chips importante come Eni che perde il 50% ti fa capire come il vecchio approccio compra e tieni non può essere più, non può essere più tollerato. E quindi, ma, e quindi la riflessione che oggi andremo a fare è cercare, entrando nel vivo, di capire cosa fare adesso, dopo questi 10 mesi così complessi da gestire, qual è la strategia più opportuna. Io, diciamo, ho diviso il mondo degli investitori in due grandi categorie, coloro i quali diciamo, hanno un orizzonte temporale nel medio-lungo termine, e quindi tipicamente sono magari per questioni professionali o per questioni di vita che non vi consentono di monitorare i prezzi in maniera piuttosto costante, vogliono costruire una asset allocation e portarla avanti nel tempo qui senza manutenzione, e diciamo esplicitamente dichiarando il fatto che non hanno voglia e tempo di monitorare le posizioni. E l'altra parte invece sono gli investitori un po' più attivi, che anche grazie all'utilizzo dello smartphone, se ci pensi, lo smartphone ha profondamente cambiato anche il modo di investire, no? Perché l'accesso al mercato, adesso più o meno tutti abbiamo per almeno un paio d'ore al giorno di questo cellulare in mano, e adesso proprio ieri leggevo che un ordine su 4 va a mercato dei retail attraverso smartphone, e questo ti fa capire come effettivamente c'è anche una maggiore e più facile accessibilità al mercato, e quindi magari anche se tu fai una professione standard non devi come dire, accendere un hardware ad hoc, collegarti al mercato e quant'altro, basta prendere il cellulare in mano, e il cellulare diventa sia uno strumento informativo per chiaramente guardare i prezzi, ma anche dispositivo per agire, quindi agire con i propri soldi. Quindi non ti immaginare che il trader di brevissimo è solo lo smanettone che magari investe buona parte della propria giornata sui mercati, ma anche chi, intendo il trader attivo, colui il quale ha una libertà, ha un minimo di gestione del tempo che ti consente nella giornata di buttare un occhio ai prezzi, o quantomeno avere degli alert sul cellulare che ti avvertono qualora ti avvisino con degli sms o con insomma, in qualsiasi modo che i prezzi si stanno muovendo in una certa direzione. Quindi anche qui sdoganare il concetto di trader di brevissimo termine attivo, che non è una strettissima nicchia di professionisti, ma è semplicemente chi è pronto a dedicare anche qualche minuto al giorno all'osservazione dei mercati. E allora andiamo prima sul macro mondo degli investitori di lungo termine. Qui francamente non voglio rispondere in maniera evasiva o scontata, ma a 12 giorni dalle elezioni americane, costruire una strategia di investimento e costruire e battezzare un'ipotesi di investimento è secondo me assolutamente un coin flip, nel senso che andiamo incontro a degli eventi talmente rilevanti sull'andamento dei prezzi che di fatto investire sarebbe sostanzialmente fare una scommessa sugli eventi stessi, no? Certo. È evidente che tu, se come dire, prendi posizione prima di un evento price sensitive, l'esito, il risultato di quella posizione è condizionato a qualcosa di esogeno, ergo se ci pensi è pura fortuna, no? È puro gambling, nel senso che tu al pari di una scommessa dici vince la squadra A, vince la squadra B, adesso dici vince Trump o vince Biden, è uguale, nel senso che è evidente che il mercato si muoverà in maniera molto brutale. Quindi a 12 giorni dal 3 novembre è molto complicato adesso costruire un portafoglio, così come è complicato comprendere quelle che saranno le implicazioni e le ulteriori evoluzioni di questa situazione del coronavirus. Ahimè, tanto si era parlato anche prima dell'estate di questa recrudescenza in ottobre, con l'autunno, con l'inverno, e insomma, come si dice, tanto tuono che piove, ahimè sta piovendo di brutto, nel senso
Oggi leggevo che in Europa già diversi paesi sono sostanzialmente in lockdown, poi parliamoci francamente, il lockdown spesso non è sostanziale ma è formale, nel senso che se a un certo punto dici non uscite più di casa, le scuole sono chiuse, il coprifuoco fino alle 21 e quant'altro, di fatto non chiami lockdown ma è come se lo facessi sostanzialmente. Certo. E siamo tutti terrorizzati e siamo in casa. Quindi, dopo questo lungo preambolo, il ragionamento a cui volevo giungere è questo: medio termine, medio-lungo termine, per me 100% di liquidità è l'unica scelta possibile se si vuole essere anche onesti con se stessi, senza voler fare previsioni improvvide, perché tutto dipende da una serie di eventi che io francamente non ho la minima capacità di misurare. Adesso guardo i sondaggi sulle elezioni americane e diciamo il 70% da chiaramente Biden in vantaggio, ma la cosa che anche qui Marco leggevo stamane sui giornali è che uno degli esiti più probabili potrebbe essere elezioni contestate, cioè un risultato contestato. Come sai, in America il meccanismo è più complesso, c'è anche un voto per corrispondenza, insomma tanti hanno già votato e quant'altro, e quindi questo sarebbe una cosa estremamente negativa per i mercati, nel senso che quando alla fine della competizione non si sa il vincitore, tipicamente bisognerà attendere i classici ricorsi e quant'altro. Nel frattempo prenderà il potere ad interim la Pelosi, che è lo speaker della Camera, e quindi insomma anche oggi, diciamo, nella mia riflessione mattutina immaginavo anche questo scenario, che sembra addirittura uno dei più probabili. Quindi siamo di fronte all'ignoto assoluto: uno, perché nel brevissimo ci abbiamo le elezioni americane; due, perché il coronavirus non... Fior di virologi, parliamoci francamente, hanno cannato le previsioni più e più volte, quindi figuriamoci se ci possiamo spingere noi a fare previsioni su quella che è l'evoluzione del coronavirus, che evidentemente va fatta una previsione in tal merito, perché è evidente che se c'è lockdown o se comunque c'è una sostanziale stop delle attività produttive, tutto impatterà sul ciclo economico e quindi tutto impatterà evidentemente anche sulle azioni quotate e quindi anche sugli strumenti finanziari. Quindi se ci pensi, parlare di questo non è cazzeggio, ma è il prerequisito per avere una strategia che abbia un senso. Quindi, per concludere, se fai parte di quegli investitori che non riescono a gestire le posizioni in maniera piuttosto attiva, io francamente mi rendo conto che è una posizione un po' così, però liquidità, 100% di liquidità, non ho alcun dubbio in merito, non farei alcuna scommessa adesso, perché sarebbero scommesse, peraltro per chi ama il mercato italiano le scommesse diventano ancora più rischiose, perché sai, in Italia diciamo tutto è per certi versi più complesso, perché anche adesso c'è qualche scricchiolio nella maggioranza, insomma l'Italia diciamo amplifica anche qui un po' quelle che sono le difficoltà, e anche qui si vede benissimo nel grafico dei prezzi. Tu hai mostrato prima un po' i rendimenti da inizio anno, non ti sarà sfuggito che l'indice italiano, a me, è fra gli indici delle borse principali che sta facendo peggio, e questo insomma lo capiamo anche per la natura dell'indice, che è molto bancarizzato e molto sulle utilities, e quindi inevitabilmente vanno a soffrire. E allora, detto ciò, diciamo risolto il problema di chi ha un orizzonte di medio lungo, a questo punto mi focalizzerei su chi invece ha un orizzonte più di breve, che invece può cogliere proprio i movimenti che mostravo in apertura quando ho mostrato il mio software, l'andamento dei prezzi. Tra l'altro io qui ho una postazione di trading da cui insomma sto seguendo nel frattempo il mercato, e ti posso dire che anche oggi i movimenti sono molto violenti. Vedo per esempio adesso un movimento su STM che si è fatto da 29,50 a 28,67 nel giro di meno di un'ora, e fra l'altro STM oggi ha dato i risultati e quant'altro, ma insomma questa è un'altra storia che poi, se vuoi, magari approfondiamo se ci sono domande, se c'è interesse intorno a questo tema. Tutto questo per dire che anche oggi la giornata è volatile, e quindi dà opportunità a chi è sostanzialmente pronto a coglierle, perché il mercato
è così volatile e risponde in maniera così reattiva alle sollecitazioni dei mercati. In primis perché le informazioni partono e girano in maniera super repentina. Anche qui un aneddoto velocissimo. Ieri sera, non so se hai visto, è uscita la news che uno dei pazienti che stava sperimentando il nuovo vaccino della Pfizer è morto. Non so se l'hai sentita questa notizia. No, me l'ero persa. Ok, però non è una notizia rilevante, ma fa capire quanto le news arrivano a livello globale in maniera velocissima. Insomma, morale della favola, esce questa news battuta da un'agenzia, fatto non un'agenzia fra le più famose, che però è rimbalzata velocissimo in rete, perché infatti i social riescono proprio a canalizzare. Se ci pensi, un tweet di Trump impatta in maniera devastante sui mercati, e quindi allo stesso modo, insomma, morale della favola, questa persona brasiliana affetta da coronavirus si era detto pronto a fare la sperimentazione del vaccino della Pfizer, insomma è defunto, e quindi tipicamente subito sono scattate le vendite, e pensa il giro, no? Che un evento così esogeno comunque impatta in maniera immediata sui prezzi. Poi in realtà si è scoperto che colui il quale è defunto in realtà era all'interno di questa sperimentazione del vaccino, ma era uno dei pazienti sotto placebo, nel senso che, sai, quando si fanno le sperimentazioni ci sono anche, certo, dei soggetti a cui danno sostanzialmente, anziché le cose, gli danno non farmaci. Sì. Esatto, quindi questo episodio ti fa capire quanto l'informazione giri rapidamente. Insomma, stava per succedere un disastro su una roba per certi versi marginale, no? Cioè, se impatta sui prezzi anche l'esito della sperimentazione di un paziente della Pfizer, cioè, insomma, è un giro lunghissimo. Però il tema è che le informazioni girano super rapidamente e quindi la reazione degli operatori e dei mercati è super rapida, anche perché è super, come dire, levereggiata e amplificata dagli algoritmi. Anche qui sarebbe un tema molto interessante da sviluppare, ma non è il tema di questo ragionamento. Gli algoritmi ormai spadroneggiano sui mercati, cioè la maggior parte delle transazioni finanziarie che avviene nel mondo non è, come dire, generata da esseri umani che col ditino cliccano sul mouse, ma è generata da algoritmi, da software che sono chiaramente opportunamente programmati. Questi software agiscono in presenza di alcune notizie, no? Di alcuni eventi, e quindi chiaramente un software innesca l'altro, e con un meccanismo uguale a quello analogo a quello di una valanga c'è il rischio di assistere a una sorta di cortocircuito dei prezzi, no? Perché se immagino un software settato a vendere su un livello di S&P 500 e poi altri software con dei set a vendere magari 5 punti sotto, 10 punti sotto, 15 punti sotto, un software fa scattare l'altro fa scattare l'altro, e quindi i movimenti sono super veloci. Terzo elemento, soprattutto quando si scende, sai che anche qui la maggior parte delle posizioni ormai sono in derivati. I derivati prevedono in default chiaramente un margine da versare, e quando questo margine viene rosso chiaramente le posizioni vengono chiuse coattivamente, e quindi spesso la brutalità dei movimenti a cui assistiamo è anche dovuta al fatto che le posizioni vengono chiuse in d'ufficio, quindi automaticamente, non per l'intenzione di chi detiene la posizione, ma sostanzialmente dal meccanismo di marginazione che chiude d'ufficio le posizioni quando il margine viene eroso. E erodere il margine con i prezzi che vanno su e giù in maniera molto brutale e rapida non è un evento così, così difficile. Quindi per tutte queste ragioni, un mercato che strappa così brutalmente e che, insomma, che si muove con delle microonde molto insistite può essere senz'altro un rischio, ma è anche un'opportunità per chi sa surfare su queste onde. Pensa come si diverte un surfista quando vede un bel mare increspato e delle belle onde su cui divertirsi, e come invece si rompe le scatole un surfista quando invece vede magari un mare liscio come una tavola, che magari a noi, che almeno io non sono surfista, diciamo piace, invece un surfista si annoia. Allora va secondo me visto il mercato con l'occhio del surfista,
se chiaramente si hanno le capacità del surfista, no? Cioè devi non spaventarti necessariamente dalla rapidità dei movimenti e dalla brutalità con cui si muovono, quindi non spaventarsi delle onde, perché io sono sufficientemente pronto a affrontarle, cioè so, non ho la presunzione di cavalcarle tutte alla grande, ma so che anche quando cascherò da un'onda bellissima avrò la capacità di cadere nel modo giusto, di rialzarmi e di uscire insomma dall'acqua senza troppi danni. È chiaro, era meglio se non cadevo, ma tutto sommato la logica del surfista è ogni tanto sull'onda devi provare a salirci, se no insomma cambi sport, e questa è un po' anche la logica dell'investitore, no? Se rimani sempre a bordo campo aspettando che tutto è perfetto, probabilmente rimani sempre liquido al 100%. Quindi questo ragionamento serve a dire che ci aspettano, soprattutto nelle prossime due settimane, in vista delle elezioni americane, grande volatilità sul mercato, ma la volatilità va interpretata non necessariamente come un rischio, ma può essere interpretata come un'eccellente opportunità per fare dei bei surf sulle microonde che il mercato ci darà. Io, se per te va bene, Marco, lascerei. Pietro, guarda, sì, ti volevo, guarda, stavo aspettando perché mi piace che sei passato questa slide in cui si parla di Saipem, perché è arrivata qualche domanda. Vai. Allora, innanzitutto uno parla delle Toro, delle assicurazioni Toro, e dice che è un bel ricordo, perché appunto quando le hai nominate prima. Carina, Marco, che addirittura prima le Toro, c'era anche una bella mitologia, perché tu probabilmente non eri ancora nato, ma ti ricordi, forse qualche ricordo reminiscente ce l'hai dai libri, prima c'era la famosa bozza alle grida, no? Non c'era la bozza telematica, sì, certo. E le Toro, c'è il famoso gesto, e quando tu volevi comprare le Toro facevi il gesto ovviamente delle corna, era le bozza alle grida, vuol dire che si indicava, certo. Insomma c'era, sì, sì. E questo è un aneddoto abbastanza scontato. Ma no, chiaro. Quindi c'è qualcuno vecchio come me che ci ascolta. Sì. Complimenti, perché se sei rimasto fino adesso, dopo 30 anni sui mercati, vuol dire che sei in gamba, perché rimanere a lungo vuol dire che... Beh, infatti abbiamo sicuramente degli appassionati che ci guardano e che vogliono appunto anche rimanere aggiornati su come stanno andando i mercati adesso, quali sono appunto gli strumenti finanziari più adatti a, in questo caso, un trading di brevissimo periodo. Guarda, era arrivata una domanda su Saipem, in verità. Ah, quindi possiamo, allora io direi di cominciare subito con la tua slide su Saipem, e dopo possiamo magari dare una breve introduzione sulla tipologia di prodotto che vorremmo utilizzare per andare ad impostare una strategia. Quindi io direi, ti lascio la parola adesso per quanto riguarda Saipem, dopo me la prenderei io, allora così diamo un po' di tecnicismo a livello di prodotto. Sì, mi fa piacere che sia arrivata la domanda su Saipem, perché devo dire, io pensando all'intervento ho cercato di farmi anche un po' le domande che mi arrivano tipicamente sia via email, sui social, nonché, come sai, insomma, ogni tanto partecipo a delle trasmissioni aperte alle domande, quindi certo. Spesso purtroppo la domanda che arriva è sui titoli un po' più bastonati. Adesso il tema è questo, ti ho messo le performance di Saipem negli ultimi 3 mesi e nell'ultimo anno. È evidente che un titolo che perde 2/3 del proprio valore negli ultimi 10 mesi sostanzialmente, e più di un terzo negli ultimi 3 mesi, è chiaramente una posizione, soprattutto su un titolo grande come Saipem, che ha lasciato molti incagliati, con dei PMC, con dei prezzi medi di carico alti, e quindi la domanda probabilmente nasce soprattutto da chi non ha avuto la prontezza e la capacità di gestire in maniera attiva la posizione, e quindi si è trovata adesso con le posizioni con PMC alti. Dispiace anche qui adesso fare il maestrino e dire dovevi mettere lo stop loss, è abbastanza retorico, e quindi mi defilo da questo modo di ragionare, e quindi cerchiamo di capire anzitutto il motivo per il quale è scesa così tanto, e poi proviamo anche a costruirci sopra una strategia. Qui secondo me le riflessioni sono due: anzitutto chi, diciamo, investe in borsa deve spendere la maggior parte delle energie non tanto sul movente che genera i movimenti, no? Il nostro lavoro non è
prevedere o spiegare un movimento, il nostro lavoro è cercare di seguire il mercato, quindi il motivo per il quale una cosa succede mi interessa piuttosto relativamente, cioè non sono qua a spiegare, sono qua a cercare di marginare e quindi di vendere a un prezzo più alto rispetto a quanto ho comprato. Il secondo è che bisogna cercare anche di analizzare in maniera un po' più profonda le cose. A tal proposito, la cosa che mi interessava mostrarti è la mia interpretazione sul motivo per il quale Cybem è sceso così tanto, perché se chi conosce il titolo sa che è estremamente correlato all'andamento del prezzo del petrolio, e chi più o meno sa, si ricorda come sta andando il prezzo del petrolio, sa che è vero che abbiamo assistito a quella situazione estrema ad aprile, ma adesso tutto sommato il prezzo del petrolio galleggia intorno ai $40, quindi un prezzo che tutto sommato del tutto ragionevole. Quindi perché Cybem scende, ha perso due terzi del proprio valore? Cioè due terzi per una blue chips deve essere successo qualcosa di devastante, no? Cioè qualcosa che veramente ha alterato il valore dell'azione. E anche qui, se vai a vedere le commesse di Cybem, che chiaramente è molto legata anche alla qualità e alla quantità delle commesse che prende, è vero che chiaramente sono diminuite, è vero che chiaramente la produzione tipicamente delle attività industriali è diminuita per ovvie ragioni, perché tutto ha rallentato negli ultimi mesi, ma non tanto da giustificare una perdita di due terzi. Allora la cosa che ho fatto, e questa è una slide che secondo me può avere un suo interesse, è guardare la lista dei titoli che sono più shortati dalle maniforti. Anche qui sarò velocissimo, qui andrebbe fatto un approfondimento più profondo, ma insomma in due parole il senso è questo. Alcuni anni fa è stata varata una normativa dall'ESMA. Questa normativa dice: tu investitore puoi scommettere a ribasso sulle azioni, cioè sei legittimato a fare le tue scommesse ribassiste, sostanzialmente vendere allo scoperto un titolo, ma qualora la tua posizione short, quindi la tua scommessa ribassista su un titolo, superi una quantità di capitale dello 0,5%, devi dichiarare all'autorità di controllo del mercato locale che stai facendo, stai ponendo in essere un'attività di questo tipo. Cioè puoi shortare le azioni, cioè puoi scommettere sul ribasso di un'azione, ma se la quantità di short che stai facendo supera lo 0,5%, devi alzare il ditino e comunicarlo a Consob. E allora da qui queste informazioni che ho preso sono elaborate con un software che noi abbiamo creato insieme a BigShot Hunter, ma sono informazioni assolutamente pubbliche che trovi sul sito della Consob, e da qui scopri che, a parte Popolare Emilia Romagna che è sotto aumento di capitale, qui c'è un arbitraggio in corso fra azioni e diritti, e quindi questa qui non fa testo, se vedi è la più shortata al 8,08 del capitale, però scopriamo che Cybem è shortata da ben 8 investitori che stanno, vedi qui c'è scritto 8, che stanno shortando il 7,54 del capitale. Andando ancora più avanti, ti mostro chi sono questi 8 investitori che stanno facendo questa scommessa ribassista sul titolo, e come vedi sono nomi altisonanti, no? C'è BlackRock, c'è Mazda Waves, c'è Acquire Capital, che sono sostanzialmente, come dire, quelle che in gergo probabilmente possiamo chiamare le mani forti, no? Cioè degli investitori in grado di condizionare il mercato. Ultima riflessione, poi lascio a te, è l'andamento, questa è la curva che descrive l'andamento degli short, cioè delle posizioni nette corte, quindi quando e come sono stati aperti gli short. Allora qui siamo al 12 agosto e c'è un 2,11% di short sul titolo Cybem. Guarda come è cresciuto in maniera impressionante negli ultimi poco più di due mesi lo short su Cybem, che è passato da 2,11 al 7,54 attuale. Quindi che cosa è successo negli ultimi 70 giorni sostanzialmente? Che una serie di investitori estremamente skillati, perché è evidente che non stiamo parlando della casalinga di Voghera, qui sono investitori con grandi capacità e soprattutto grandi capitali, hanno deciso tutti insieme di fare la stessa cosa, che è quella di vendere allo scoperto Cybem. E i risultati sono abbastanza evidenti, cioè chi ha una calcolatrice sotto mano faccia lo 0,5 del capitale di Cybem,
guardi il prezzo al 12 agosto, lo guardi adesso e riesci a capire la quantità enorme di profitti che stanno facendo questi investitori istituzionali. E allora la cosa, il movimento così brutale di Saipem, che vedi, ho anche descritto qui nel grafico, che ti mostra che dall'8 giugno il prezzo si è sostanzialmente dimezzato, siamo l'8 giugno valeva 2,75, in questo momento batte 1,42,70, quindi quasi dimezzato. E questo ti fa capire quanto ancora una volta gli investitori istituzionali ci hanno visto giusto, e quindi questo strumento è assolutamente prezioso per comprendere che quando tanti investitori battezzano evidentemente una posizione, non essendo, diciamo, addicted a prendere delle perdite, cioè questi qua tipicamente quando prendono posizione evidentemente lo fanno a ragion veduta, questo diventa uno strumento interessante. Monitorare cosa fanno gli investitori istituzionali, secondo me, diventa prezioso. E per concludere, poi lascio a te, questo meno 36 negli ultimi tre mesi e meno 65 da inizio anno si può giustificare, almeno a mio parere, anche e direi forse soprattutto da questa azione degli investitori istituzionali che stanno brutalmente shortando il titolo. Adesso passo subito a te, ma l'analisi ex post serve a poco. Dopo, quando riprenderò la parola, mostrerò come sfruttare a nostro favore questi dati e come costruirci sopra una strategia operativa. Lascio a te magari, Marco, sui prodotti su Saipem. Ti anticipo che il prodotto che utilizzerò su Saipem, lo anticipo, è questo certificato che consentirà eventualmente di catturare un rimbalzo su Saipem. Ho indicato l'ISIN proprio con la logica iniziale, non essere evasivi, andare subito al punto cercando di indicare una strategia già chiusa. Ottimo, perfetto. Anzi, grazie per aver già mandato un'anticipazione, quindi parlavi di un turbo. Chiedo alla regia se può mostrare la mia presentazione. Perfetto, allora facciamola vedere in grande. Allora, Pietro, sei stato chiarissimo. Allora, hai fatto vedere quello che è successo su Saipem, quindi giusto per fare un piccolo riassunto. 8 investitori istituzionali, qui BlackRock, quelli che hai fatto vedere, hanno shortato Saipem. Esatto, e in un periodo di tempo che ha fatto perdere a Saipem quasi il 50% del valore. Tu ora stai dando un'indicazione su un turbo, che adesso andremo a vedere cos'è, e long, quindi un bull. Quindi io mi immagino che il tuo ragionamento, che dopo... Immagino di fronte a me ho fatto una cosa un po' poco televisiva, forse è utile far capire il contesto in cui sto, vedi, ci sono tutti i monitor che frullano e ci sono dei movimenti di prezzo assolutamente interessanti. Ti dico che da trader faccio fatica a tenere le manine ferme, perché vedi che partono delle cose che sono assolutamente interessanti. Ti ho detto questo e ti ho fatto vedere il contesto in cui stavo, per giustificare, diciamo, il fatto che avevo spento la telecamera, perché stavo, la mia faccia, diciamo, era impegnata a fare qualche operazione, e due, perché tornando alla volatilità, effettivamente vedi, ci sono mercati molto nervosi, in particolare in questo momento l'indice italiano è di nuovo in prossimità si sta di nuovo avvicinando ai massimi di giornata, e quindi okay, le opportunità ci sono. Detto ciò, tornando a noi, eravamo rimasti all'idea dello short. Sostanzialmente io sono persuaso dal fatto che il mercato è fatto per buona parte, è condizionato per buona parte, non ahimè da me, da te, da tanti investitori retail, ma da chi effettivamente ha un po' il pallino in mano, che sono questi investitori qua. Detto ciò, detta così, potremmo finire, andare a casa e non abbiamo nessuna informazione. La cosa che ci interessa è capire come sfruttare queste informazioni, no? Perché siamo qui per trovare un piccolo vantaggio a costruire una strategia, certo, di investimento. Allora, l'idea di base è che fin quando su Saipem c'è uno short così massivo, io credo che il titolo farà fatica a ritornare su livelli di prezzo ragionevoli, perché come detto, se le perpetuano, insistono questi investitori istituzionali in misura così massiva a shortare il titolo, dubito che il titolo possa tentare un rimbalzo, nonostante, se vedi, a partire dai minimi il 25 settembre c'è stato un piccolo tentativo di rimbalzo che però ahimè è in buona parte imploso proprio nella giornata di ieri. Quindi il tema qual è? La strategia di investimento che ti volevo proporre è la seguente.
rimanere sostanzialmente a monitorare giornalmente l'andamento degli investitori istituzionali. Questo, fra l'altro, dicevo in apertura proprio per ringraziare chi stoicamente ci segue nonostante siamo proprio in chiusura di questa maratona formativa. Può provare gratuitamente, avevo detto in apertura, questo tool che sto utilizzando per monitorare le posizioni nette corte, quindi gli short, proprio per ringraziare coloro i quali ci stanno seguendo. Basta scrivere una mail a info@ssstrader in modo che anche loro potranno sostanzialmente avere le informazioni che ho messo in questa slide attraverso questo tools, che è molto semplice, poi c'è un tutorial, insomma niente di complicato. In concreto l'idea di base è la seguente: quando gli investitori, e se diciamo è anche un quando, no? Perché è chiaro che questo short non può rimanere aperto ad libitum, prima o poi si chiuderà. Quando decideranno di chiudere lo short, se ci pensi, la chiusura di una posizione ribassista non è altro che un acquisto, no? Perché se tu per esempio hai meno 1000 Saipem, per ricoprire la posizione ne devi andare a zero, ne devi comprare 1000, giusto? Molto banale, no? Però per chi non conosce il concetto dello short, vuol dire che sostanzialmente prendo a prestito delle azioni, ma mi obbligo a ricoprirle, a ridarle a coloro i quali me l'hanno prestate o hanno strutturato un derivato che mi consente di andare corte. Allora, gli scenari che abbiamo di fronte sono sostanzialmente tre, cioè gli scenari, le strategie che possiamo implementare sono sostanzialmente tre. La prima è quella aggressiva di chi magari come me ha la mano abbastanza, fa fatica a tenerla ferma, gli piace cliccare e quindi magari con metà della posizione entra subito su Saipem e poi decide se incrementare o smontare questo primo intervento su Saipem in base all'andamento delle posizioni nette corte e quindi delle maniforte. La seconda conservativa e dice: guarda, io fin quando non vedo che questi short si chiudono e quindi gli investitori istituzionali decidono di mollare la presa, io rimango a bordo campo. E la terza è una via di mezzo costruendo uno spread. Allora, un piccolo passo indietro e mi aggancio anche a quanto dicevi tu lato prodotti. Un investitore di successo, ahimè, ho visto che il tempo è incredibilmente agli sgoccioli, giusto Marco? Mancano 13 minuti? Abbiamo un quarto d'ora, sì. Porca miseria, va bene. Vabbè, allora la faccio proprio velocissima, ma le slide... Guarda, è incredibile il tempo, avevamo un'ora e mezza e invece è volato. Va bene, comunque la faccio velocissima, anche se avrei voluto esplodere due o tre concetti. Le slide ve le giro volentieri, salterò qualche passaggio, ma poi potete riguardarvelo con comodo. Sì. Anche info e testa per chiedere le slide. Insomma, morale della favola, il senso è questo. La strategia l'abbiamo più o meno capita, cioè monitoriamo le posizioni short per capire quando è il momento giusto di entrare su Saipem, ma adesso la scelta del prodotto. Possiamo banalmente andare sull'MTA e comprarci le nostre Saipem in maniera lineare, quindi conto valore di 1000 euro, 10.000 euro, 100.000 euro di Saipem, ho bisogno di avere 100.000 euro sul conto se voglio comprarmi 100.000 euro di Saipem, molto lineare, andamento se sale guadagno, se scende perdo, amen, abbastanza semplice. Per chi la volesse, soprattutto volesse magari testare, no, questi nuovi strumenti di cui tu stai parlando, non tutti penso abbiano una piena contezza, può farlo, perché poi vedremo, si può anche acquistare uno, due, tre certificati, quindi una quantità molto piccola, e quindi l'idea di preferire il certificato, in particolare quello che ti ho segnalato, piuttosto che andare direttamente su Saipem, è legata a questi quattro elementi. In primis la leva, ne abbiamo parlato prima, tu hai secondo me molto correttamente detto i rischi della leva, ma anche le opportunità, sostanzialmente amplifica l'andamento del sottostante, quindi se Saipem fa più 5 vedete che il prodotto che ho selezionato farà circa più 30, è evidente che se Saipem fa meno 5 il prodotto fa meno 30, diciamo è abbastanza banale, però per chi ha un capitale piccolo utilizzare la leva può essere un'opportunità sia in termini di valorizzare l'idea ma anche in termini di diversificazione, perché se tu hai un capitale totale di 10.000 euro è chiaro che fai molto fatica a diversificare, perché sai, con capitale piccolo la diversificazione diventa complessa, e visto che la diversificazione è il requisito di un investimento sano,
leva e diciamo e diversificazione vanno d'accordo, quindi non è affatto detto che chi utilizza la leva è un garibaldino, uno spregiudicato. Secondo me è molto più garibaldino e spregiudicato di chi ha 10.000 euro e mette tutti i 10.000 euro su Cyprem. E invece, insomma, ha senso. Quindi, secondo elemento, dici sì, ma io ho una banca che mi dà la marginazione, quindi mi fa marginare Saipem e quindi mi presta con, utilizzando un margine un certo numero di Saipem e quindi me le fa levereggiare. Però ricordo che la marginazione molti dei ha un costo e invece in questo caso, anche se tieni il prodotto per mesi, sostanzialmente non hai un tasso diretto per il finanziamento dell'operazione. Terzo elemento, ne parlavi anche tu prima, per chi ha difficoltà nell'applicare gli stop loss alle proprie strategie, questi qua lo hanno implicito, cioè sostanzialmente quello di knockout è quello che ti smonta la posizione e ahimè si chiude la posizione, ma di fatto si chiude una perdita che tu già hai pianificato ex ante. E chiudo dicendo che di questi tempi una partenza molto negativa o molto positiva può creare disastri. Invece nel caso di questo prodotto la perdita massima è il capitale e quindi esatto, anche se tu per esempio per sfortuna sai che ti apre a meno 50, non perdi meno 50 per la leva e quindi in questo caso la leva è 6, quindi il 300%, quindi tre volte quello investito. Faccio numeri tondi per esagerare, per capirci, ma insomma in sostanza perdi il massimo investito perché il rischio gap se lo prende l'emittente. Andando al punto che vedo, c'ho l'ansia, manco 10 minuti e poi voglio lasciare la parola a te, molto rapidamente le tre strategie. La strategia conservativa. Che cosa faccio? Sostanzialmente aspetto utilizzando questo grafico. Questo è il grafico di Saipem che ti ho mostrato prima, però zoomato, vedi, ti sto facendo vedere solo questa parte. Certo, okay. Solo l'ultimo anno, vedi? Ok, qui la strategia è molto semplice. Questa immagine, chi segue l'analisi tecnica, potrebbe essere interpretata uguale a un grafico dei prezzi. Potrebbe essere una distribuzione e quindi una fase, vedi, prima c'è stato il ridimensionamento e poi adesso c'è un appiattimento, no? Questa può essere una fase in cui gli istituzionali, diciamo, si ricopriranno piano piano senza dare troppo nell'occhio e poi inizieranno a ricoprirsi e quindi questa linea scenderà perché abbiamo detto ricopertura vuol dire acquistare. Oppure potrebbe essere una fase in cui loro sono pronti a ricaricare nuovamente per un nuovo short. Allora che fa l'investitore conservativo? Dice, sai che c'è? Io aspetto. Se lo short va sopra 8 e quindi supera, diciamo, questo livello massimo, chiaramente non entro in posizione long e sono pronto a entrare long solo se lo short va sotto 6.5, quindi sotto questo livello, e quindi utilizzo questo grafico proprio come se fosse un grafico dei prezzi, quindi mi attivo solo quando gli istituzionali si stanno ricoprendo. Seconda strategia, la strategia, diciamo, intermedia, in cui decido di comprare questo certificato. La peculiarità è sostanzialmente di avere una barriera al 16,43%, quindi se Saipem va sotto il suo livello, aspetta, perdono, era questo qua, aspetta, ok, ecco, no, eccoci qua, piano piano ce la posso fare, ok, no, questo qua non è. Ok, è questo qua. Sostanzialmente se mi dici il prezzo adesso io ho segnato dovrebbe essere intorno a 0,23, giusto? 0,24, adesso dovrebbe essere un po' salito. Adesso vediamo. Se vuoi dettarmi il codice ISIN intanto che lo prendo dal mio portale? Sì, allora l'ISIN è... 10.000HV4. DHV4, Genova, Juventus, Empoli 7. Perfetto, ok, quota 26,9 in questo momento. 26. Ok, io quando l'ho scritta era 23, ma insomma per capirci immagina che vuoi rischiare 1000 euro, ok? Allora 1000 euro agisci così, metà del capitale, quindi 500, le compri subito, quindi compri subito 500 euro di Saipem. Io ho fatto 2174 turbo, cioè certificati, che non è altro che 500 euro diviso 0,23, e l'altra metà, quindi entri subito in posizione con metà del capitale, e l'altra metà del capitale la conservi, cioè aspetti che se Saipem effettivamente scattano le ricoperture e quindi il net short index inizia a scendere,
con gli altri 500 euro compri un secondo lotto e quindi ti carichi per tutto il rischio che avevi. Se viceversa su Saipem cresce lo short, ti chiudi metà della posizione, cioè ti chiudi eventualmente questi 500 euro che hai comprato e passi avanti. Quindi che succede? Che se sei dalla parte giusta e quindi lo short su Saipem inizia a decrescere, diciamo ti sei già anticipato prendendo un buon prezzo. Se invece lo short su Saipem inizia a salire, ti chiudi la posizione che avevi provato a prendere, ma ti chiudi prendendo metà della perdita perché hai investito metà di quanto avresti voluto perdere, quindi i 1.000 euro che metti a rischio. Quindi la strategia conservativa è: prendi iniziativa subito, quindi compra adesso a 26 quel che è, però lo faccio con metà di quanto intendo investire su questo trade. L'altra metà la conservo aspettando l'evoluzione dello short. Ultima, diciamo, strategia, quella un po', come dire, di mezzo, sostanzialmente faccio una copertura. Sostanzialmente dico, compro questo prodotto su Saipem, però voglio evitare di magari trovarmi di fronte a un mercato che inizia a essere impattato dal coronavirus, quindi un mercato che magari scende del 5, 6, 10% e quindi anche se magari l'intuizione era buona, Saipem si fa travolgere, diciamo, dall'onda ribassista e quindi c'è il rischio di sbagliare il trade, non tanto perché ho sbagliato il titolo e il timing, ma perché magari sono in un momento bear di mercato e succede un disastro. Allora che cosa faccio? Anziché comprare le Saipem, il certificato secco su Saipem, compro anche questo certificato, il DE000HV4 Como Milano 61, che non è altro che un certificato che lucra sulla discesa del FTSE MIB. Quindi in questo caso la scommessa, anche qui c'è una leva di circa 6 al pari di quelli di Saipem, c'è una barriera a 16,43, quindi il prodotto rimane in vita fin quando l'indice FTSE MIB non va sopra 22.161, e quindi la cosa che faccio è comprare dei 1.000 euro che avevo a disposizione, 2.174 certificati su Saipem, ma anche contestualmente 154 certificati su questo prodotto che lucra, quindi guadagna quando il FTSE MIB scende. Sembrerebbe una strategia, diciamo, abbastanza improvvida, no? Dice, come con un prodotto lucri se il mercato sale, con un prodotto, cioè con un prodotto lucri se Saipem sale, con l'altro lucri se il mercato scende. Parliamo proprio di uno spread trading in questo caso, cioè stai, esatto, puntando sulla salita di, cioè sulla salita relativa di Saipem rispetto alla discesa del FTSE MIB, cioè dici Saipem crescerà più del FTSE MIB. Crescerà più del FTSE MIB o decrescerà meno del FTSE MIB? Esatto, certo. Scommetto sulla forza relativa. Qui sostanzialmente, per esemplificare al massimo, ti ho fatto i quattro scenari, no? Passiamo prima allo scenario negativo. Immagina che l'indice FTSE MIB si apprezza del 10%, ma Saipem si apprezza del 7%. In questo caso il risultato dell'operazione sarebbe negativa. Perché? Perché il mercato è stato più forte del FTSE MIB, delle nostre Saipem, e quindi perdiamo. Così come perderemo se il FTSE MIB perde il 5 ad esempio e Saipem perde il doppio, perde il 10, non sarebbe una strategia che produce il profitto, perché vedi, il FTSE MIB è meno debole di Saipem, invece noi scommettiamo sul fatto che Saipem sia più forte. Quindi i due scenari positivi sono quelli nel quale magari il FTSE MIB è invariato e Saipem invece guadagna, nonché il FTSE MIB scende e Saipem guadagni, o comunque il FTSE MIB scende magari del meno 10 e Saipem scende del meno 7. Il nostro guadagno è proprio lo spread fra il differenziale fra le due performance negative. Quindi, ricapitolando e poi lascio a te, i tre scenari e le tre strategie sono un po' per tutti i gusti, nel senso il conservativo aspetta che gli istituzionali si ricoprano, l'aggressivo non gli prudono le mani e quindi metà si lancia subito, ma l'altra metà la conserva aspettando che gli istituzionali, diciamo, manifestino la loro intenzione. E invece chi magari vuole un attimo frizzare la situazione e coprirsi da rischio mercato che magari va molto giù o molto su nei prossimi giorni, si copre, quindi compra con metà della quantità il certificato su Saipem, ma con l'altra metà compra il certificato short sul FTSE MIB che viceversa lucra sulla discesa dell'indice. Guarda Pietro, abbiamo 4 minuti, io ti ringrazio perché hai fatto vedere una strategia di spread trading che era quello che avevamo promesso. Io voglio solo magari condividere lo schermo,
so se si vede in questo momento. Perfetto. Voglio condividere lo schermo, giusto? Allora, tu hai parlato di questo prodotto, giusto per far capire come sul sito www.investimenti.unicredit.it queste informazioni siano visibili. Quello di cui ho parlato io e quello di cui hai parlato tu. Non abbiamo tempo di far vedere quello su Saipem. Facciamo vedere questo, che è un turbo short, quindi, che va a scommettere sul ribasso del FTSE MIB. Era la tua gamba corta del trade. Sì. Ho cercato il prodotto tramite il codice ISIN. Possiamo vedere, abbiamo tutte le informazioni in questo caso. Abbiamo, possiamo vedere anche il livello di stop loss in questo caso, perfetto. Facciamo a 3 mesi. Ecco qui. In questo momento il prodotto sta avendo una performance di più o meno l'1% rispetto a ieri. Ha una lettera da 3,25€, quindi si porta a casa con 3,25€. E possiamo vedere, ecco qui, qui abbiamo tutte le informazioni. Il livello di strike è 22.161 punti. Il livello del sottostante è 19.000 punti in questo momento e sta perdendo il FTSE MIB poco meno di 0,15 punti. E la cosa forse interessante è vedere il livello di distanza dalla barriera e di leva, cioè quello di cui abbiamo parlato prima nelle slide. Facciamo un po' di zoom. In questo momento, dato il livello del sottostante e dato il livello di strike, per perdere l'intero capitale il FTSE MIB dovrebbe salire, perché parliamo di un prodotto short, del 16%. E in questa situazione, andando a comprare questo prodotto, noi andiamo a performare moltiplicare la performance del FTSE MIB in negativo, perché è uno short, per 5,9 volte. Quindi vedete, qui abbiamo le informazioni di tutto quello che ci serve, sia a livello di rischio che a livello di potenziale rendimento che possiamo avere. Io vi invito a, appunto, fare un giro su queste pagine, trovate questi prodotti su prodotti naturalmente. E certificati a leva. Abbiamo oltre 700 turbo, quindi tendenzialmente il nostro obiettivo è quello di dare possibilità a tutti gli investitori di trovare la combinazione sia di direzionalità che di spread più adatta a loro. Abbiamo oltre 700 turbo e per qualsiasi altro dubbio che possa esserci, visto che sono arrivate delle domande, purtroppo non riusciamo a rispondere a tutte, abbiamo un minuto di tempo, vi invitiamo a contattarci sia all'indirizzo che ha dato Pietro prima per ricevere anche il materiale, che al nostro numero verde, che è 800 01 11 22. Pensavamo che un'ora e mezza fosse tanta, invece il tempo è veramente volato. Dalle domande e anche dei ringraziamenti che hai avuto, Pietro, è stato molto apprezzato l'intervento. Mi sono un po' quindi insomma, appunto grazie a tutti per aver partecipato. Grazie, buona serata. Ci stiamo perdendo, quindi grazie per aver partecipato e alla prossima. Grazie a tutti.